Bene cari amici, ed eccoci qui con una puntata con spazio aperto, la trasmissione del mercoledì delle 18:30 che di solito è condotta dalla Antonella Entre Noi Ugo Lombardi, però per motivi diciamo tecnici questa sera ci sarà un'edizione straordinaria, speciale insieme all'amico Massimo Bonella di pianetocpv.net da Venezia. Massimo, ho introdotto come potevo. Massimo, a te la parola. Sì, grazie a Rosario Moreno. Non sono, scusami Massimo, non sono bravo a condurre, capito? Ho sentito in un'intervento di qualche trasmissione fa, sarà stato circa un mese, che ero intervenuto proprio per cercare un po' di mettere i punti su lei su una discussione abbastanza accesa, e te l'hai ricavata molto bene, abbastanza accesa. Quindi cerchiamo di fare quello che possiamo, dai. Non certo. Io sono più un tecnico che non è lo sappiamo, è la regia oramai mitica, la regia centrale di Treviso, è la regia mitica, la regia centrale di Treviso. Non è così, o sbaglio? No, è così, cerco di fare quanto più è possibile con i mezzi che ho a disposizione, perché poi sai benissimo che con mezzi non professionali, cioè non sono da televisione, e si riesce a fare sia la televisione che la radio, insomma è già un buon risultato. Io sono molto contento di questa cosa, soprattutto contento perché abbiamo messo su qualche cosa di abbastanza di professionale, sia sotto l'aspetto di notiziario, delle notizie, di TG, se vogliamo proprio chiamare vero e proprio TG che fai tu Massimo, che mandiamo in onda qui, e sia anche sotto l'aspetto di trasmissioni che sono diciamo di approfondimento, come può essere Spazio Aperto, Osservatorio Antimafia, Pianeta Oggi Notizie, quello che fai, oppure anche Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, quella trasmissione che conduci la domenica pomeriggio alle 18:30 su Radio Piper di Fontana Fredda, e che noi rimandiamo grazie anche a loro, agli amici di Radio Piper. Quindi insomma abbiamo messo qualcosa di molto buono. Poi sai che abbiamo anche altre trasmissioni come quella con Alfredo Stori, Don Chisciotte e Mulini a Vento, che è una chiacchierata, uno sproloquio da parte dell'amico Alfredo, che è il Don Chisciotte. Io faccio il mite Sancho Panza diciamo della situazione con lui. Poi abbiamo una trasmissione che è più goleardica diciamo, è quella del lunedì sera con provvisoriamente i due compari più uno. Questo lunedì, c'era anche Gianluca Mancuso che mancava da parecchio tempo. Quindi saluto Luca, Gianluca, Priscilla, Antonella, Ugo, spero di sentirli in serata. Saluto Alfredo che in questo momento è in Puglia, se non sbaglio. E saluto te Massimo, sei lì dall'altra parte del video, me lo stai bucando, a te la parola. Infatti è stato anche così simpatico ricordare un attimino Radio Science, che ecco, parliamo anche di questa emittente, di questa nuova emittente, delle nuove tecnologie. Tu dicevi prima, sì, non abbiamo mezzi professionali, ma io un po' ho visto, se non sono professionali poco ci manca, comunque insomma è una emittente che si è anche ben sviluppata sia sul territorio qui con l'informazione, che molto spesso facciamo appunto delle domande su un territorio anche locale, poi grazie a questa collaborazione con la appunto testata, con questa testata, cioè a Venezia, di Pineto TV Online, possiamo sviluppare la notizia, cioè non solamente dare le notizie in breve, ma anche diciamo così approfondire, soprattutto noi cerchiamo di puntare su quello, perché sul tempo purtroppo, come tu sai, noi siamo dei freelance e dobbiamo avere un altro lavoro che magari non ci può interessare, ma è quello che
noi siamo in un sistema di questo tipo, che è quello che ti permette di vivere, di tirare a fine mese. Noi qui siamo giornalisti, sì, sono tutti gli effetti, che però non guadagnano una lira e di conseguenza hanno poco tempo. Allora ecco che ci conviene più fare l'approfondimento, cioè andare dentro la notizia per capire determinate situazioni, perché accadono determinate situazioni, perché ci sono le guerre nel mondo, perché questa umanità di questo pianeta non va d'accordo, perché ci devono essere, delle persone che vanno in costa duro al mare e altre invece disperate buttate in mezzo alla strada. È ovvio che qualcosa non va, allora cerchiamo di capire questo. Ecco, questo è lo sforzo nostro. La linea editoriale di Binetto Oggi TV è proprio quella di dare spazio a tutte quelle persone che possono essere giornalisti, esperti, ambientalisti, anche politici, se portano avanti una causa giusta in modo serio, oppure non so, emittenti radio televisive locali, associazioni culturali eccetera. Ricordiamo ad esempio il Sicomora Pordenone, un'associazione attivissima, cioè che veramente sta nel territorio organizzando tantissime conferenze e con proprio con grande professionalità, con grande impegno da parte di tutti i componenti di questa associazione, questa è sinergia con altre associazioni, anche ad esempio la Funima International .org, quindi c'è il sito se qualcuno vuole andare a vedere di cosa si tratta, dove si cerca di aiutare i bambini abbandonati per le strade. Tanti lavori sono stati fatti anche in America Latina, lo ricordiamo. Poi ancora abbiamo la legalità, quindi c'è Antimafia 2000, testata giornalistica molto quotata anche dalla magistratura, che è diretta da Giorgio Bongiovanni, un personaggio noto in tutto il mondo anche per altre cose. E devo dire che tutti questi soggetti, tutte queste realtà, noi le abbracciamo, gli diamo spazio per cercare di far emergere un messaggio di vita, di tutela della vita di questo pianeta. Quindi questo per quanto riguarda ecco Pianeta Oggi TV Online. Ecco, ad esempio anche con la proposta di sinergie con questa collaborazione con Treviso, con te, è molto efficace, perché riusciamo quindi a abbracciare più ascoltatori possibili, alla luce del fatto anche che Radio Science, che ricordo a chi ci ascolta è una radio televisione online, non è solo certo. Interradio, infatti sulla tua emittente si può vedere la ripetizione di Pianeta Oggi Report, che sarebbe il settimanale che va poi anche sulle TV terrestri, su un circuito, su un piccolo circuito interregionale delle terrestri. Ecco, voglio dire, in questo modo qua riusciamo a prendere più persone, parecchie persone devo dire. Infatti so che ad esempio Radio Sarto, la tua emittente Rosario, è molto ascoltata anche all'estero, dall'Argentina fino agli Emirati Arabi, dal Centro Europa. Quello che ho visto dai log, diciamo, anche sai che vi davo come radio e poi come TV anche, perché, ma più che altro come radio, che vedo che come radio è molto ascoltata quello lì. Scusami l'interruzione, Massimo. No, io sto per finire, volevo poi ridarti la parola, visto che oggi non abbiamo, diciamo, gli ospiti, c'è una trasmissione un po' così, come dire, in sostituzione, anzi colgo l'occasione per salutare Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Ecco, spero che questi inconvenienti possano essere superati, anche magari per poter essere poi presenti con l'edizione delle 22, e se no andremo in onda con qualche altra sostituzione. Ecco, voglio dire, cogliamo l'occasione per parlare anche di questo nostro progetto editoriale, cioè due emittenti che cercano di dare spazio a tutte quelle persone di buona volontà che cercano di portare avanti un messaggio di vita, di pace, perché vediamo che la situazione sta peggiorando sempre di più. Intanto c'è un forte malcontento, e questo lo vediamo anche, diciamo, vicino a casa nostra. Insomma, la gente non arriva più a fine mese. Partiamo dalle cose pratiche di tutti i giorni, che tutti possono toccare con mano, senza fare tanti discorsi astratti. Cioè, questa è la realtà, la gente non arriva più nemmeno a metà mese e lavora come pazzi, ci sono obblighi, sempre più obblighi, tutto aumenta, e insomma alla fin fine uno, quando sta per mettere al mondo dei figli, o meglio che sta per aprire un'azienda, perché di fatto uno che fa famiglia è come se aprisse un'azienda, e non riesce poi a condurla perché mancano i soldi. Ora io dico, in nome della logica, ma è mai possibile arrivare
a una situazione di questo tipo, e qui sono delle responsabilità ben precise, attenzione, chi poi dovrebbe entrare in campo, scendere in campo per contrastare, per additare questa forma di sfruttamento, diciamo, da parte di quella che è l'alta finanza, dei personaggi che non si vedono mai, ecco, non lo fa chi ha potere, voglio dire, ad esempio la Chiesa, che loro si permettono di fare dei corsi prematrimoniali per dire come come una coppia deve condurre la vita in modo corretto, come deve tirar su i figli, queste cose qui. Bene, allora adesso come lo mettiamo? Che qua non si riesce a fare famiglia perché non funziona niente. Allora perché non si scende in campo e iniziamo a prendere posizione e iniziare a dire che così non va, così non funziona? Già il fatto che poi devono lavorare sia il marito che la moglie dalla mattina, cioè non è dalla mattina a mezzogiorno e dopo hai la giornata che si apre per poter controllare i figli, per dargli l'istruzione, per poterli seguire a scuola, vedi quei compiti con queste cose semplici che sono importantissime. No, bisogna devono lavorare dalla mattina all'alba fino alla sera a buio, e quindi i ragazzi da chi vengono tirati su? I ragazzi vengono i ragazzini vengono tirati su poi dai nonni che per la seconda volta si trovano a svolgere la funzione di genitore. Ecco, questa è la realtà, una parte diciamo della realtà, perché poi qui il discorso potrebbe estendersi a macchia di leopardo e non finire più, anzi andare anche a prendere lo spazio di osservatorio antimafia delle 22, perché ce ne sarebbe da dire tante delle cose che non funzionano. Ecco, certo. Questa è la realtà che fotografiamo, e quindi voglio dire, questa è la situazione, quindi cerchiamo appunto di affrontare queste problematiche, di creare una voce di tutela della vita, insomma, di additare le cose che non vanno, cercare di capire perché non vanno, cercare di trovare anche delle soluzioni. Ecco, guarda, ti dirò, Rosario, io in tutti questi anni, anche prima quando ero nell'arco degli anni 90 Radio Treviso 103, che è sempre lì di Treviso, di paese, essere precisi, che modulava sui 96 e 7, e abbiamo sempre portato avanti nelle trasmissioni che, guarda caso, si chiamavano Spazio Aperto, sempre problematiche di questo tipo, e quindi il filone di questo tipo di informazione, di queste riflessioni va avanti adesso con Pianeta Audio TV, va avanti con Radio Saiuz, e di riflesso anche sull'altro circuito, quello del digitale terrestre, insomma. Ecco, questa un po' è la panoramica, ma innanzitutto vorrei sentire anche un tuo commento a tale proposito, e poi parliamo anche di Radio Saiuz. Allora, prima Saiuz Web Network, adesso Radio Saiuz. Quando è nata Radio Saiuz? Perché questa idea... Sai che le date, io... proprio difetto tantissimo, se lo ricordo, delle date, perché si ricorda più Gianluca quando siamo partiti, perché con Gianluca Radio Saiuz è nato tanti anni fa come sito, sì, e come espressione di qualche cosa, come esperimento, no? Ma tanti anni fa, proprio come esperimento. Poi dopo invece si può dire 5-6 anni fa è nata la struttura organica che poi man mano è cresciuta come quella che c'è adesso. I nomi di Saiuz, il nome Saiuz c'è sempre dentro, perché è un mio ricordo, è un ricordo di gioventù, del 77, quando ero un CB. Il mio nominativo da CB era Saiuz, ma Saiuz scritta all'italiana, non Soyuz, cioè come la navicella. Volevo mettere il nome come la navicella russa, no? Però non era possibile, insomma, lo trasportai in italiano, S-A-I-U-Z, quella è Saiuz, sì. Ed è rimasto quello dal 77 ad oggi, e chissà fino a quando poi io vivrò, perché non cambierà mai più. E quindi quel Saiuz c'è sempre. Abbiamo iniziato nel cercare di con la trasmissione, provvisoriamente i due compari più uno, eccetera, come vuole Gianluca. Insieme a Gianluca abbiamo fatto le prime trasmissioni, poi si è aggiunto Luca in un secondo momento con quella trasmissione, perché volevamo dare
un qualcosa di leggero, cioè quello che ci interessava, perché come riguarda la musica libera, la musica free sotto licenza Creative Commons, cercare di presentare i gruppi che non avessero, cioè che non avevano sto spazio sui media nazionali, perché sai benissimo che nel campo musicale c'è una guerra che non finisce più. Poi figurati presentare dei gruppi che non suonano quella musica che sotto SIAE, SNCF, insomma la società dei fonografici, la SIAE, quelle cose lì, ma suonare musica libera, insomma con lo spirito libero, cioè nel senso non è che uno non deve guadagnarci, perché anche con la licenza Creative Commons deve guadagnare qualche cosa, però è fruibile da tutti, chiunque può scaricarsela, può darla, può prestarsela, scambiarsela senza incorrere in leggi strane, perché la licenza Creative Commons lo permette, quindi siamo partiti così. Poi dopo ho iniziato a fare sulla web TV, mi ricordo all'epoca sulla web TV, su Justin, che non c'è più come portale Justin, mandavo dei video che catturavo in rete e ho fatto l'embrione della prima web TV. Poi pian piano mi sono specializzato, poi ho conosciuto te Massimo, quindi abbiamo cercato di unire un po' le forze per cercare di mandare avanti un palinsesto che fosse ricco di informazioni, di notizie, un qualche cosa che fosse, cioè che non era quello che ci danno tutti i giorni i media nazionali, insomma un qualche cosa che permettesse alle persone di ragionare, di risvegliare quel proprio neurone, come dico io, no? Risvegliare il neurone che si è addormentato grazie a questi media che ce l'hanno fatta addormentare con trasmissioni stupide e inutili soprattutto. Quindi è andato avanti così e sta crescendo, crescerà ancora. Il nome Science Web Network, perché è l'idea del network, cioè creare una struttura appunto insieme ad altre web radio, altre web TV, altre realtà, cercare di dare, di diffondere, quando di ampliare questa diffusione, no, del messaggio che volevamo dare. Perché io poi dico sempre, questo è un messaggio che do, però ognuno deve essere libero attraverso la rete o altri sistemi di cercarsi le informazioni e di ragionare. Io non ho il verbo, cioè non c'ho la verità assoluta, nessuno c'ha la verità assoluta, però io posso, io come struttura, come network, come tutto quanto, no? Pungolarti, posso diciamo metterti quella pulce nell'orecchio che tu ti vai a cercare la notizia e vai a ampliare il discorso, insomma, ecco, questo è quello che penso io. È quello che penso io. Certo. Il cambio del nome in Radio Science, perché? Per semplice motivo che Science Web Network tutti dicevano che era difficile da ricordare. Abbiamo dovuto pensare anche a questo. Cioè, un nome che insomma chiunque in qualsiasi momento si ricordi Radio Science, sembra Radio Science, però stavo ricadendo nell'errore fare la TV, ma Radio Science può essere anche la TV come Radio Science, perché ci sono molte radio blasonate che sono sul web oppure sul digitale che trasmettono anche il video, ma non cambiano nome, è sempre radio, capito? Sì. E quindi cioè, Radio Science è la radio portata in televisione. In televisione è quello che in effetti. E poi dopo va avanti. Adesso sto cercando tramite Pianeta Oggi Report per le tue trasmissioni, tramite Pandora TV, tramite anche altre realtà, cercare di diffondere sempre di più questo messaggio. Faccio una specie di notiziario che non è altro un purpurì, diciamo un collage di informazioni, di video che trovo tramite il Fatto Quotidiano o altre realtà, che li unisco e faccio questa specie di cosa di mezz'ora, sto notiziario di mezz'ora. Per la web radio è un notiziario che leggo, non sono un giornalista, quindi, ma soprattutto non so leggere, quindi... No, ma io ti ho sentito. Faccio una rassegna stampa. Te la cavi bene, non occorre essere per forza giornalisti. Uno può fare informazione, voglio dire, tratta a magari non so da altre testate, può benissimo poi darla in audio che in video, ma tu te la cavi benissimo tra le altre cose, aggiungo io. Ah, questo lo faccio alzandomi alle 6 del mattino, la rassegna stampa della radio.
Lo so. Che uno pensa, ma che fa quelle quattro cose con quattro notizie? Però anche quattro notizie, se devi metterle insieme, devi cercarle, devi elaborarle, devi metterti di un attimino a ragionarci sopra. Certamente. Oh, no, Massimo, insomma, tu facevi il TG, se non sbaglio, su Teleidea o dove, non mi ricordo. Sì, sul terrestre. Ah, terrestre, sul terrestre. Sì, quindi sì. Facevi, insomma, e quindi sai benissimo che anche se è una piccola cosa ci devi ragionare, la devi studiare, la devi cercare, perché non è che tu prendi la A e la butti là, no. Sì. No. Era un lavoro che dunque praticamente durava mezza giornata, cioè dalle 14:00-14:30 per poi arrivare in video in diretta alle 19:00, e quindi poi alle 22:00 se c'erano degli aggiornamenti allora si aggiornava, ma era già l'impegno era già veniva già a meno, no? Nella seconda edizione, più che altro era la prima, nel fare quella principale ti portava via parecchio tempo. Poi quando sei lì nello studio la regia ti dice: mi raccomando, attento quando dico di partire, parti, mi raccomando, dopo che se sbagli, cioè tutto in quel momento là ti senti, come dire, una responsabilità talmente grande, perché tutta la televisione dipende da te. Sì. Capisci? Se sbagli anche una virgola, tutti si accorgono. Beh, insomma, all'inizio era un po', ti dirò, problematica, perché lo facevamo in diretta, no, perché a mandarlo registrato insomma, era un po' più complicato. Allora, dai, facciamo uno sforzo, vai in diretta. Io fino a, come dire, all'anno prima facevo solo radio, non avevo mai fatto televisione, a parte un paio di volte, ma non telegiornale, avevo degli ospiti in studio, quindi la cosa era più tranquilla. Ma fare il TG, almeno per me, è stato più difficile, perché mi sentivo che tutto dipendeva da me. Ma è come quando ti dice vai, parti, no? Quello è il fatto che dice, ma adesso è come parte, se sbaglio a partire, se sbaglio, perché anche quando si fa come la web TV che facciamo, che vi do il via, no? Da qua, dalla regia, no? Che soprattutto è anche più difficile come la facciamo noi, perché non siamo tutti nello stesso studio. Se calcoli, facciamo delle trasmissioni dove uno a Venezia, un altro due sono a Bari. Io sono una Roma in regia a Treviso, poi semmai viene qualcuno di Udine, viene qualcuno di Roma, viene, cioè, da altre realtà, e quindi mettere insieme, no? E far capire, far riuscire a fare, perché le persone non riescono a capire questo, perché la televisione che vedono sul digitale sono lì nello studio, e quindi sono soprattutto noi invece quando parliamo insieme, che ci accavalliamo eccetera, faccio una fatica enorme col mixer a cercare di dividere le voci, perché poi con Skype, ragazzi, si fa quel che si può, insomma. Anzi, stiamo ottenendo dei bei risultati, no? Come in questo momento, stiamo andando, io e te, tu sei a Venezia, io sono... è come in un qualche cosa che siamo sempre in diretta e sempre, diciamo, nel mondo. Sì, perché in questo momento chiunque ci chiami, per esempio, mettiamo caso, qualcuno ci chiama anche dalla Russia, o dalla Cina, o dal Cile, faccio un esempio, prendo dei nomi, ci entra dentro e noi lo facciamo entrare e entra in trasmissione con noi tranquillamente, senza nessun problema. Ecco, la tecnologia che ci mette il web a disposizione è proprio questa, cioè nel senso che hai abolito realmente i confini. Eh sì, è quello bello, perché dovremmo abituarci a vedere il pianeta, come dire, dal satellite, cioè tu non vedi i confini di fatto. Vedi una unica cellula, insomma, vivente, e quindi con le proprie popolazioni che girano, eccetera. Quindi bisogna vederlo così, no? E quindi ecco che si collegano un po' tutti i discorsi che abbiamo fatto all'inizio, no? Le varie problematiche, eccetera. Comunque, sì, è una bella esperienza anche questa della radio online, della televisione online, che devo dire all'estero è molto più sviluppata. In Italia ancora un po' fa fatica, con la gente ancora vede la radio, come dire, la vede come FM stereo, come come AM. Certamente, sì, in effetti è così. Quello che stai dicendo. Però, è vero. Io ti dirò, la TV, per le radio, sì, diciamo, la situazione è già migliore, poi si buttano
appunto qui online cadono i costi e con poco si riesce a fare anche un bel prodotto. La televisione terrestre, non per colpa delle, questo assolutamente, guarda, lo dico, lo sottolineo, non certo per colpa delle televisioni regionali, o meglio quelle locali proprio, sono Ecco. quelle ancora più genuine, più sane, più veritiere anche, aggiungo, rispetto anche a quelle, diciamo così, multiregionali o facsimile, no? Dunque, coloro che non hanno nessuno praticamente, che lavorano proprio perché credono in un'informazione, sono fuori da qualsiasi partito politico e sono quelle che poi vengono meno ricordate da chi invece dovrebbe ricordarle, no? Allora ogni tanto si sente parlare di rottamazione e queste cose qui. Allora non volevo fare questo discorso qua perché questo meriterebbe un capitolo a sé, perché quello che sta avvenendo nel campo della televisione, della radiotelevisione locale in Italia è veramente quello che è successo anche è veramente grave, perché bisognerebbe che anche ogni piccola televisione potesse trasmettere. Mi ricordo per dirti negli anni 80, primi anni 80, quindi credo 81-82, c'era addirittura Telepolcenigo e faceva un suo programma per quella zona locale, ed era un programma locale interessante. Dunque, non vedo perché queste non devono esserci e ci deve essere solamente carrarmate di network, come tu giustamente prima, ma insomma lo vedono, testimoni sono tutti i telespettatori italiani, vediamo a volte che razza di programmazione molto, molto bassa viene fatta, no? Ecco, dicevo questo, se col digitale terrestre si avesse potuto fare un passo serio, nel senso di dire andiamo sul satellite. Perché vedi, la Ferrari, perché poi ti dicono, ma ci sono i costi sono molto alti, me lo diceva anche su un'intervista l'editorialista di Radio Chioggia, l'amico Poppi, diceva che i costi sono altissimi. Sì, però in questo momento ci si impegna, qui dovrebbe entrare anche le istituzioni, di non dare in mano ai privati, solamente ai privati, fare i pacchetti a pagamento, ma il satellite dovrebbe anche poter far sì che possa essere usato, adoperato anche dalle locali a questo punto, quindi creare delle bande per locali, bande per una banda per le TV nazionali e poi una banda o spazio, chiamalo come vuoi, per le televisioni a pagamento, quindi uno poi sceglie. Allora tu con un unico telecomando, con un unico schermo televisivo, vedevi tutto quanto, no? Decoderino, poi bisogna cambiarli, poi si inceppano, non vanno, torna di nuovo al negozio, spendi soldi, compri un altro, ma a quel punto poi ti dico, ma ti conviene cambiare la televisione perché ormai sto per giù, altri soldi, 3, 400, 500 che bastano, euro, ecco, no, non si fanno queste porcherie, perché di fatto queste sono delle porcherie. Allora si usa il satellite con un unico teleschermo collegato alla parabola, magari il televisore che ha, come per esempio quello che ho io, che ha già, diciamo, incorporato il decoder satellitare, quindi con un unico telecomando tu potevi vedere tutte le televisioni e viste bene. Dunque, questo secondo me si dovrà fare, perché la Ferrari, stavo per dire, non va messa su una strada urbana di Treviso, di Mestre o di Chianciano o di Perugia, nel circuito urbano, ma non va messa nemmeno in autostrada, perché ancora non funziona, poi trova magari, non so, tutte quelle colonne interminabili, tra parentesi, assurdo, quello è un altro capitolo ancora da trattare, di tir, no? E quindi come fa con una Ferrari? Fa ridere. La Ferrari va messa in pista e così il digitale va messo in pista, cioè sul satellite che non ha nessun ostacolo, arriva giù nelle case direttamente e ognuno sceglie il suo programma. Ecco, questo semmai era lo sforzo da fare. Invece no, si è voluto far tutto sul terrestre, addirittura sono certe emittenti di un noto gruppo, famoso gruppo, quel famoso gruppo degli anni 80, Negli anni '80, sì. che li ha messi in HD sul terrestre. Ora dimmi te, invece la RAI, Radio Televisione Italiana, ha fatto un bellissimo lavoro e lì vedi che ha a che fare con dei professionisti, nel vero senso del termine. L'HD lo ha fatto dallo spazio.
Perché il primo, secondo e terzo Rai lo prendiamo in HD dallo spazio con la parabola, in chiaro, o al massimo per chi ha dei problemi c'è la possibilità di avere il TV Sat, come si chiama, la scheda TV Sat, che non è che devi ogni mese spendere soldi per rinnovarlo o per pagare un abbonamento. L'abbonamento lo paghi già la Rai. Tu prendi quella scheda, la inserisci e vedi sempre in chiaro via satellite le Rai, incluse quelle in HD, le prime tre, poi spero, almeno che io, fino adesso io prendo quelle in HD, poi non so se ne hanno aggiunto delle altre, spero che anche le altre comunque... Spero che lo faranno comunque, dai, se non l'hanno fatto ancora. Penso di sì, però ecco, questo va un plauso alla Rai perché ha fatto veramente un discorso altamente professionale. Cioè la Ferrari digitale va messa in pista, va messo sul satellite, e questo è il punto, capisci? E invece siamo ridotti, guarda, io per dirti, tempo fa che ho cambiato l'antenna, sono diventato, cioè, matto, appena hai un po' di palazzine davanti, come il caso qui nostro, ma c'è da diventare matti, cioè è quello scoppietta, l'altro è lo stesso, la devi provare a alzare, la devi provare a andare giù, allora cambia orientamento, cioè, uno, cioè, diventa matto. Mi domando, i pensionati, e poi c'è il problema da programmare tutto quanto il decoder, ti vengono poi dei doppioni oppure delle scritte, ti dice tele X, Y, Z, e poi non c'è nemmeno quella televisione perché o perché la prendi male e non riesci ad agganciarla, oppure perché addirittura non trasmette più su quella frequenza e però rimane la scritta impressa, capisci? Quindi mi domando, i pensionati, i poveracci, allora chi è che ne fa le spese? Perché volevo arrivare a questo con tale ragionamento, chi è che ne fa le spese alla fin fine? È la TV locale, perché i primi diciamo canali nazionali sono in testa, e quindi tu li prendi anche se non vuoi. Tutte le private invece locali, perché anche quelle nazionali sono private, specifico quelle private locali sì. Non le trovi più, cioè nel senso che le trovi sparse in fondo, uno 600, 500, cioè con canali, bravo, con numeri altissimi, insomma, che bravo. Allora mi domando, chi è che ha fatto queste cose? Perché sono state fatte queste cose? No, ma c'è un'altra cosa. Mi è capitato, caro Massimo, appunto per buttare ancora benzina sul fuoco, perché già c'è abbastanza. No, perché devi sapere che qui nella mia zona, a un certo punto sono spariti tutti i canali, sono rimasti solo i canali Rai. Hai voglia di risintonizzare il decoder, tutto quanto, eccetera, che è incorporato al televisore, eccetera? Niente, non si prendono più canali digitali. Allora, parlando con un elettricista, con quello che monta le antenne, eccetera, antennista, sì, eccetera, sembra che c'è una frequenza in giro che disturba tutto, e quindi bisognerebbe rifare tutto l'impianto d'antenna più schermato. Ah, perché so che la telefonia ha preso alcune frequenze in UHF. Ecco, deve essere proprio quello, qualche cosa che disturba, e a un certo punto... Non si, già se piove, c'è nuvole, eccetera, il digitale è quello che è. Ma adesso prendiamo solo i due o tre canali Rai, poi niente più, ma proprio niente più. Ah, quindi c'è stato anche l'antennista, il tecnico, e ha diagnosticato questa situazione. Sì, da noi c'è, è che dobbiamo rifare l'impianto perché perché c'è questa frequenza che rompe le scatole e io devo schermare di più l'impianto, e insomma, per non essere rotto le scatole. Ti credo, ma quindi nemmeno i pettini vanno più bene, oppure perché ormai sono vecchi, una volta che quello non lo so, quello non lo so, ma mi parlava del cavo. Sì, probabilmente c'è da mettere un filtro che taglia da quella frequenza, credo da 60 in su, cioè una parte della quinta banda, perché a quei signori là non gli bastava le frequenze che hanno, no? Che ci sono antenne di telefonia dappertutto che poi sappiamo che non fanno bene. Sono andate a rompere le scatole, sembra che siano così, perché ma è stato così all'improvviso, da un giorno all'altro non vedi più niente. Sì. Credo che li faccia da abbattimento e quindi cade il segnale. I canali Rai invece si vedono perfetti, perché
Sì, ma quelli poi, alcuni sono in VHF, l'1, 2, 3, il News 24, e quindi probabilmente lì non ne risente, siamo più, molto più bassi. Sì, ma io non è che vedevo, tu sai, benissimo, io la televisione la vedo pochissimo perché giusto per i telegiornali e per diciamo qualcosa di interessante. Poi talk show e cose dove litigano e cose non sono interessate. Ecco, forse qualche film giusto per addormentarmi quando vado a letto alle 2 del mattino, no? Che chiudo tutto la regia e finalmente vado a letto, mi vedo un po' di film, dopo 5 minuti già sto russando alla grande. Sì, no, Quindi beh, certo. timer al televisore perché si spenga. Via. Però Ma questa cosa che mi hai detto è interessante, sarebbe da approfondire, da vedere un certo, attimo. no, è una cosa pazzesca, guarda, è stata una cosa. Noi abbiamo anche il satellite, ovviamente. Ma il Sì. satellite mi capita spesso che quando ci sono i temporali salta tutto, esce la scritta spegnere e staccare la spina, riattaccare, sai che ti esce sui mal, non ci puoi fare niente, perché l'ho No, provato a lì, fare. guarda, ce l'abbiamo anche noi qui, e dunque ti posso dire che capita quando proprio la pioggia è tipo una bomba d'acqua. Allora sì, allora vedi che proprio sparisce, anzi, a volte capita che sparisce l'immagine e vedi fuori che il tempo è minacciosissimo. Significa che a 1 o 2 km più in là sta in direzione, magari, non so, della ricezione satellitare, sta venendo giù un muvo di acqua. E allora ti può creare. Ma capita, voglio dire, rarissimo. Sul terrestre invece è una No, sul cosa. terrestre è una cosa vergognosa, insomma. È Ecco, c'è anche vergognoso. quello lì, Cioè, perché sul terrestre. mi stanno facendo proprio sentire la mancanza dell'analogico, insomma. L'analogico non c'era tutto sto casino che. Guarda, lo dicono anche alcuni addetti ai lavori che appunto quando eravamo con l'analogico non c'era questo problema, perché il digitale terrestre è allergico all'acqua praticamente. Questo che fatto sta che molti si lamentano, poi che vengono pure a dire non è vero, non è così, però sta di fatto che molta gente si lamenta, è quello che poi noi a fin fine di concreto registriamo. 19-19, Rosario. Volevo fare un accenno a quello che è successo, che mi sono super incavolato lunedì, ho sproloquiato nella trasmissione dei due compari di questo lunedì, su questo benedetto coso dei cookie e di quel benedetto banner da mettere in ogni sito, visto che ce l'hai Sì. pure tu, quindi eccetera. Mi sono Sì. andato a informare, c'è un gran casino, c'è un gran caos in giro. Cari amici, troverete su tutti i siti, perché il garante lo vuole su tutti i siti, questo banner che voi accettate i cookie, insomma, perché i cookie sono necessari per quanto riguarda sapere un po' le abitudini di navigazione diciamo, della persona, del cliente, tra virgolette, mettiamolo così. Poi i cookie si differiscono in tecnici e altro. Ma quindi non ve la prendete perché siamo obbligati a mettere questi bannerini perché se non lo mettiamo ci sono da 6.000 euro a 12.000 euro di multa solo per non metterli. Basta andare a vedere le cose. Poi si parla addirittura di multe di 120.000 euro per quanto riguarda diciamo, il trattamento dei dati personali. Ci sono dei siti come il nostro che ho messo nel cosa che trattiamo i dati personali, ma non li trattiamo come Radio Science perché ho messo il form per mandarci l'email. Quindi quel form lì, insomma, per non ricadere, per non saperne leggere né scrivere, perché nessuno mi ha saputo ancora spiegare se ricade nel trattamento dei dati personali oppure no, io l'ho messo. Ma quel form che voi trovate in alto su Radio Sites, si cliccate, mettete il vostro nome, le vostre email, eccetera, ma non viene registrato da nessuna parte se non viene mandato un'email a me. Stop. Ma non resta sul sito il dato. Quindi volevo precisare questo fatto perché non ho nessun database dove registri i dati delle persone. E questo è fondamentale. Però ho messo lo stesso tipo di licenza di cookie che trattiamo i dati personali. Poi anche avendo il bannerino, diciamo, che trovate, abbiamo la statistica con Shiny, con Shine, come si pronuncia, Sinistat,
siamo obbligati perché ci state raccolti i dati. Poi ovviamente sapete benissimo che quando cliccate su un link che va su Facebook, su Twitter, da qualsiasi parte, ovviamente insomma sono cookie di terze parti, quelli là non sono gestiti da noi. Insomma, quindi è giusto saperlo, è giusto informarvi. Quindi non vi incavolate se vi compare tutte le volte che fate la pulizia al computer, perché ricordatevi, nel momento in cui accettate i cookie, quel bannerino, dopo, se pulite i cookie sul vostro computer e andate su quel sito, vi ricompare, non è che sparisce. Però un po' di pazienza, vedremo. Stiamo cercando di mettere su delle firme da mandare al garante per vedere insomma di cambiare qualche cosa. Purtroppo dal 2 giugno siamo stati obbligati a farlo per non incorrere in sanzioni che sono per noi piccoli, perché per siti grandi che hanno delle strutture grosse che guadagnano soldi alle spalle, perché ci tengo a dirlo, ma per noi piccoli che siamo non profit, cioè non ci guadagniamo niente se non ci mettiamo soldi di tasca nostra, non possiamo incorrere in queste sanzioni, perché sarebbe come ucciderci, insomma, farci fuori. E secondo me proprio questo fatto del garante, non vorrei che fosse un'altra manovra governativa per far fuori tutte le voci libere che ci sono sul web. Ci tenevo a dirlo. Certo, anzi, grazie a Rosario. In più io aggiungo che il web sta creando un po' una alternativa, diciamo, e quindi una informazione anche alternativa, una controinformazione, usiamo questo termine, anni 70, e può certo andare un po' più che disturbare, essere scomodo, diciamo, e allora poi si inventa un po' le cose. Beh, insomma, con questi trucchetti qua, per esempio, quante radio terrestri locali sono sparite, perché già la prima è con difficoltà, perché magari non avessero tutti i vari pagamenti, concessioni di frequenza, eccetera. Adesso, figuriamo, già all'epoca erano in difficoltà, adesso poi con tutte le varie i vari obblighi, tasse di questo, chiaramente sono tantissime, sono saltate, ma non tante, tantissime, si parla di centinaia e centinaia di emittenti radiofoniche. Cioè, per dirti, a Chioggia Sottomarina se ne parlava sempre in quella famosa intervista che citavo prima, ce n'erano, adesso non ricordo bene cosa mi aveva, comunque sicure 5-6 radio, che poi sono purtroppo sparite quasi tutte. È rimasta, che io sappia adesso, RCS, quella di Poppi. E allora questa cosa qua è avvenuta anche in altre città italiane, e quindi potrebbero anche iniziare a rompere scatole sul web, no? E purtroppo in Italia ci sono queste situazioni, non si capisce bene. Ad ogni modo, guarda, loro possono far tutto, no? Cioè, quando decidono una cosa la fanno senza chiedere ai cittadini il consenso, cosa ne pensiamo, eccetera. Beh, un esempio che è molto palese, il fatto di Google, no? Che è entrato in tutte le strade a fotografarti la casa, la tua finestra, la tua porta, il cancello, l'auto, gli angoli della casa, il tetto, che tipo di antenna hai sopra il tetto per ricevere i canali televisivi, che tipo di tegolino usi, no? Che tipo di infissi hai. Ecco, siamo a questo. Cosa c'è sotto il cornicione? Cioè, voglio dire, se tu fai delle zoomate puoi benissimo controllare una casa da A a Z. Cioè, questa cosa qua, per esempio, a me non piace. Cioè, io non mi sono accorto quando passavano con la cosa, ma altrimenti avrei fatto anche un'azione dimostrativa, avrei potuto, non so, tirare un bel telo. Sì, ma questo è strano, non so se lo potevano fare, questa cosa qui. Perché lo so che sono state delle polemiche, però non lo so come è andata a finire, perché poi alla fine i grandi media parlano un attimo di questa cosa, poi alla fine smorzano tutto e chiudono tutto il discorso, che non sai più come vanno a finire le cose. Certo, perché probabilmente arriverà qualche direttiva dove non si può, non so, meglio non parlare più di quella notizia, lasciamo stare, perché, che ne so, dietro ci saranno poteri di una certa intensità, come per esempio si sente parlare poco dei vari suicidi,
anche degli imprenditori qua nel nord-est che sono e non successi. Solo perché sono poi tutta Italia, chissà cosa noi non sappiamo in altre realtà, noi viviamo qui nel nord-est e quindi quelle cose che sappiamo nel nord-est riusciamo a venire a conoscenza di qualche cosa e che è in altre realtà, in altre città, in altri luoghi che possono essere per esempio altre regioni d'Italia, non sappiamo niente perché non vengono riportate. È la famosa informazione pilotata, potrebbe essere. Allora esatto Rosario. Allora il cittadino si domanda: ma è giù, non so, in centro Italia, nelle Marche, nella Toscana, nell'Emilia Romagna, com'è la situazione? Cos'è successo? Ci sono stati dei casi come in Veneto? Com'è? Non si sa. Mi piacerebbe creare una redazione in ogni regione, Massimo. Vedi. Pianeta Oggi TV.net e Radio Science che hanno una redazione. In ogni regione, qualsiasi persona che ci ascolta si fa da redazione, si informa delle informazioni che riesce a vedere nella propria realtà e che non si sanno a livello nazionale. Sarebbe bellissimo questo. Sarebbe bellissimo, come dicevo in testa alla trasmissione, purtroppo è il tempo che manca. Se noi lo facessimo come lavoro, se qui questo servizio pubblico che noi facciamo, perché di fatto noi facciamo un servizio pubblico, fosse riconosciuto almeno un minimo di entrate eccetera, ecco che questa cosa la potremmo fare benissimo, ma qui noi ma in questo caso io chiedo l'aiuto a tutte le persone che ci ascoltano, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, ci ascolta nelle varie regioni che ci sta, no? Che ci mandi un'email, venga a scrivere su pianeta ogtv.net per esempio, che venga a scrivere la realtà, quelle che sta capitando a casa sua, no? Che può essere la Sicilia, la Campania, la Lombardia, può essere qualsiasi regione, per l'amor del cielo. Però c'è un problema. Sì, dimmi. C'è un problema, scusa se ti interrompo, ma c'è un problema, perché bisogna, e questo porta via tempo, ogni volta andare a verificare, capisci... la notizia, sì. Sì. E come fai a prendere una giugno su Italia, andare a vedere cosa sta succedendo, eccetera. Dovrebbero essere altre testate, allora sai quale, perché questo discorso che tu fai è perfetto, perché c'è chi al suo tempo mi sembra avesse anche provato a lanciare un esperimento, mi sembra, ma non voglio dire cose, vabbè adesso non ricordo bene, ma ci fu per un periodo un circuito dove c'era sempre, ecco su questo potremmo magari anche intervistare, chiamare in trasmissione proprio Aristide Ballarin Poppi di RCS, era stato creato un circuito Radio 7 dove a San Donato c'era un emittente, a Chioggia c'era un'altra, a Mestre c'era un'altra, a Padova c'era un'altra ancora, e ognuno faceva la sua informazione. Alla fine veniva un bellissimo prodotto, perché allora tu potevi ascoltare un po' tutte le notizie del Veneto, cosa succedeva in quella provincia, in quella, e con un costo minore, perché non è come adesso che un emittente deve fare un telegiornale per ogni provincia, no? Oppure anche un unico telegiornale, però sono sempre loro che devono poi girare in tutte ovviamente, le province per andare. Sì. Capisci? Se noi prendiamo le televisioni che ci sono rimaste adesso locali, dove, non so, faccio un esempio, dall'Alto Veneto Eden TV, dal Basso Veneto, dalla provincia di Padova, Tele assolutamente nessuno, da Mestre, Telemestre, da che ne so io, San Donà abbiamo Tele, cosa c'è da quelle parti che fa il Veneto Orientale, insomma un'altra televisione che fa il Veneto Orientale, da Treviso un'altra ancora, capisci, da che ne so io, da Mantova lì c'è Telemantova, allora ecco, allora creare, allora ogni redazione cura, ogni televisione scusa, cura la, con la sua testata, cura quella informazione specifica del suo territorio, alla fine mettendola insieme a tutte le altre, ok, locali, diventa un telegiornale molto importante del nord-est e con meno spese, con meno costi, con meno fatica, ed ecco che sei alla fine con un prodotto non da poco, insomma. No, certamente. Ma allora chi che ti manda la notizia nella sede centrale sai che è controllata, perché insomma, è stata curata da un giornalista o comunque da una redazione, da una testata giornalistica. Ecco, è qui che è, purtroppo, per quello dico, fare una cosa di questo genere ci vorrebbe tanto tempo, poi una volta sviluppata, d'accordo, poi dopo tutto
vai a regime, si equilibra, viene modulato il tutto e allora dopo ci vuole anche meno tempo per fare. Però la partenza è come, che ne so Ah, io, beh, già. certo, come tutte le partenze che si fanno in Italia, Massimo. Eh sì, lo so. Però l'idea è buonissima questa qua, cioè Eh beh, assolutamente. no, è una cosa interessante, perché io so per esempio che c'è una cosa, ma più che altro per gli eventi che accadono, si chiama U-Report, Ah, sì, è ho un letto. sito che e sono in effetti è fatto dalle persone che lo seguono, fanno, riprendono dei video anche col cellulare e poi lo mandano, diciamo, sul sito, c'è una cosa del genere, però Sì, alcune ma a televisioni me ci interessava pescano. più, sono anche, ma che Mediaset ogni tanto vedo che riprende delle cose da U-Report. Sì, ho visto Però in effetti. io vorrei fare qualcosa di diverso a quello. Cioè, a me non interessa, scusami, il discorso, il fatto del sensazionalismo, ma la notizia e l'approfondimento a quella notizia. Sì, esatto. Perché lui deve dire, ah, oggi il Papa è caduto dalle scale, faccio un esempio, questa è una Sì, cosa sì, sì. sensazionalistica, no? Non è quella che Sì. mi interessa, la cosa sensazionalistica, mi interessa, ce la puoi mettere anche dentro, per l'amor del cielo, però voglio sapere, oggi le scuole italiane cadono i tetti, andiamo ad approfondire il discorso e ne approfondiamo per una settimana. Dove? Sì, La questo è scuola vero. di Favaro Veneto, di Venezia, di Treviso, ci sono scuole dove cadono i tetti, cioè crollano. Hai capito? I cordicioni o cose del genere. E si va a fare l'approfondimento su questo perché così le persone sanno realmente, toccano con mano quella cosa lì. Poi, Certo. ovviamente, quando gli hai stuzzicato l'appetito, chi è sul posto se lo va a vedere praticamente. E dice: Sì, ma eh sì. guarda, è vero, questi fessacchiotti ci hanno detto la verità. Cioè, è questo che mi piacerebbe. E cominciare a creare inoltre in realtà italiana, perché in tutta Italia la stessa cosa. Se tu ci fai caso, in tutta Italia abbiamo gli stessi problemi, però stanno facendo in modo che questi problemi sembrino diversificati. E Sì, invece non è vero, perché abbiamo, cioè, sono quasi gli stessi problemi, che poi non è, possono essere al 100% uguali, però sono così, perché hai una regione sì che può funzionare bene la sanità e altre regioni che la sanità non funziona, però dove funziona bene la sanità ci sono delle pecche, e io l'ho certo. constatato con mano a Treviso, che ci sono delle pecche nella sanità trevigiana, diciamo, l'ho constatato proprio con mano perché ho avuto proprio problemi in questo senso. E allora, come vedi, se noi andiamo a trovare, non è che uno vuol trovare, diciamo, il pelo nell'uovo, però deve servire a spronare le persone a migliorare. Sì, Tutto certo, qua. esatto. Ah, sono d'accordo, non fa una piega. Su questo possiamo proprio, cioè, migliorare l'informazione verso il cittadino proprio con questa linea che tu hai A noi non suggerito. interessa la gente che urla nei microfoni, Massimo, a noi interessa la gente che ragiona nei microfoni. Quando parla nel microfono sta ragionando, sta portando la propria tesi. Io posso essere non d'accordo con quella tesi, la dico, ma non c'è bisogno di gridare. Vabbè, certo. Ma questo Questo. capita, cioè, litigate o come, voci da bar in studio televisivo, capita soprattutto qui in Italia, diciamo, perché io vedo anche alcune televisioni qui subito dopo il confine, l'ex confine, diciamo, dove non c'è più, anche in Slovenia, che i dibattiti vengono fatti con una compostezza straordinaria. Mi riferisco ad esempio a una storia televisione, a TV Capodistria, dove quando fanno un dibattito è anche gusto a seguirlo, cioè vedi che lì la gente ragiona in quel momento lì, in modo composto. Sì, ci può essere un attimo, perché a volte non so, si toccano dei punti scottanti, ma è anche normale, ma un attimo, cioè un secondo, un attimo così, ma Perché poi. non hanno intenzione a farlo uscire fuori dal seminato il discorso, capito? Ma su questo, guarda, voglio sollecitare gli amici a guardare la TV satellitare della Camera dei Deputati, perché ultimamente ha mandato in onda delle vecchie trasmissioni del 66 di Tribuna Politica, che me le sono viste. Vedevo che era proprio completamente diversa da quella che accade oggi nelle tribune politiche di oggi.
cioè, lì c'era il rispetto della persona, anche se erano persone di ideologia opposte. Certo. Si parlava e si portavano argomenti. Verissimo. Invito gli amici a fare, e se mi dovesse capitare, cari amici, ritrasmetterò, cioè manderò la TV satellitare della Camera dei Deputati, la manderò su Radio Science, sul canale televisivo di Radio Science, giusto per qualche ora, mandare e far vedere queste cose, la differenza. 19:36, caro Massimo, andiamo via perché poi dopo ne abbiamo un'altra alle 10. Sì, allora alle 10 facciamo così: se riusciamo a recuperare l'osservatorio antimafia, partiamo con le notizie come sempre, e tutto, diciamo, prosegue in questo modo fino alle 23 spaccate. E altrimenti vediamo cosa fare. Ecco, io adesso un'idea ce l'ho. Nel frattempo, sicuramente partiamo con le news, perché ci sono delle notizie molto importanti. A tale proposito te ne do solamente una, perché ormai vedo che siamo ampiamente fuori tempo, ma te ne do una che, diciamo, che poi è la meno importante, ma quella un po' dell'ultima ora, diciamo, o meglio delle ultime ore, no? Perché poi abbiamo notizie da approfondire ben più importanti, tipo ad esempio anche preoccupanti. Qua ora si parla di tirare su muri dappertutto, no? Abbiamo infatti che l'Ungheria vuole alzare un muro contro gli immigrati, quindi nel confine tra appunto Ungheria e Serbia, siamo più di 100 chilometri, penso quello sia sui 174 chilometri diciamo di confine serbi, Ungheria-Serbia, e quindi non è neanche uno scherzo. A Berlino poi l'hanno buttato giù in Germania. Cioè, mi fa morire, insomma, questa cosa. Vabbè, scusami Massimo, però ci hanno fatto di tutto per buttare giù il muro a Berlino, e adesso ne facciamo un altro da un'altra parte, va bene. Ora io dico, dunque, se io dico sempre, no, seriamente, ma adesso qui lo dico perché un po' mi sento in famiglia con te, con i nostri ascoltatori, i nostri gentili ascoltatori, ma se dovesse scendere un extraterrestre e vedere queste cose qua, io veramente dico, ma che idea si può fare di questo mondo, di questa gente, di questa gentaglia, che un mondo dove la gente muore di fame lungo le strade all'interno di paesi ricchi, cioè voglio dire, e altra gente che va nella costa a prendere il sole, cioè voglio dire, ma è possibile che esista una cosa di questo tipo? Ma è una cosa che ha dell'incredibile. Ora noi la buttiamo un attimo a ridere, perché fa, perché veramente, cioè veramente anche ha dell'incredibile. Sì, sì, insomma, dai. Com'è possibile? Comunque poi c'è un'altra notizia ancora più seria. Putin dice, cioè praticamente metterà altri 40 missili, perché praticamente sale la tensione tra Russia e Occidente, e dunque lui metterà altri 40 missili, che praticamente lo ha annunciato al mondo intero, che nel suo arsenale nucleare aggiungerà questi 40 nuovi missili balistici in grado di superare il sistema antimissile più sofisticato. Ecco, ora voglio dire, perché fa questo? Perché dovrà anche difendersi. So che insomma lì lo stanno, tra sanzioni, tra una cosa e l'altra, lo stanno isolando sempre di più, insomma gli danno, cioè io vedo questa, come dire, questa prepotenza nei confronti della Russia ingiustificata, insomma, no? Se noi andiamo a analizzare poi il tutto, adesso il tempo non ce n'è. Comunque ti do un'altra notizia. Ah, poi a proposito di muri o di comunque chiusure varie, mi sono accorto che, l'accenno solamente, se riesco a ritrovarla qui, dunque vediamo un po', dunque dal Gazzettino di Udine ti dico solo il titolo: il Friuli Venezia Giulia blinda i confini, da oggi torna la frontiera. A Tarvisio la polizia torna a controllare i veicoli in ingresso. Il questore dice: ci adeguiamo alla situazione, basta controlli a campione. E poi c'è la notizia, ma ve la possiamo leggere nell'edizione delle 22. Io invece ti do solo una notizia che poi non la ripeteremo più, è di sport, ma non è di sport. Dunque,
ritiro della patente per 120 giorni e obbligo di firma al consolato cileno di Milano una volta al mese. È la pena inflitta al giocatore della Juventus Arturo Vidal, protagonista nella notte di un incidente con la sua Ferrari mentre guidava in stato di ebbrezza in Cile, dove sta disputando con la sua nazionale la Coppa Americana. Ecco, anche questo lasciamo ai nostri come dire telespettatori e radioascoltatori trarre le più ovvie considerazioni. È bene. 19:41, possiamo chiudere qua la diretta. Possiamo chiudere qui anche perché penso che basti avanti, no? Ce l'abbiamo a Iosa. Quando ne vuoi. Mandiamo subito la sigla finale. Un caro saluto, grazie Massimo, questa serata. Un caloroso saluto ad Antonella e Ugo che non sono potute venire in trasmissione, la loro trasmissione a spazio aperto. Però, come vedete, cari amici di Radio Science e di PianetaOGTV.net, andiamo comunque in onda, ci siamo sempre. Anche se è tutto fatto con quello spirito. Non volevo dire altruismo, ma non ci sta bene, ma quello spirito gratuito che noi facciamo le cose, che ci diamo da fare, perché tentiamo sempre di dare la notizia, di dare informazioni, di darvi quegli spunti con i quali potete ragionare e farvi una vostra idea su quello che accade oggi sia in Italia che nel mondo. Scusatemi se mi sono dilungato. Anzi, abbiamo un ascoltatore che ci scrive dal Friuli Venezia Giulia, della provincia di Pordenone, il quale giustamente ci fa una sua considerazione che, come diceva anche tu Rosario, sono ben accette, no? Dice: bisogna vedere se il muro che gli ungheresi stanno facendo sia voluto per fermare i migranti o invece serva a qualcun altro. E ti ricordo che dice a me, no? Ti ricordo che comincia il conto alla rovescia per l'inizio di un conflitto dentro l'Europa, che sarà l'inizio di un conflitto mondiale, visto che gli americani stanno portando sempre più armi e soldati ai confini della Russia. Ecco, giusta osservazione. In effetti, prima si parlava appunto che c'è questa pressione contro Putin. Io mi domando: ma chi è sta facendo queste pressioni? Gli americani hanno intenzione di portare la guerra in Europa, dai, insomma. Allora, come prima cosa sarebbe da dire, benissimo, allora, visto che qui, dunque, io non vorrei di solito fare delle mie considerazioni, ma sono anche giornalista, posso anche dire, in base agli elementi che leggo, che vedo, insomma, dire anche la mia. Allora, visto che questi personaggi ci stanno creando delle situazioni a dir poco preoccupanti, e che comunque, lo dirò sempre da questo momento in poi, se dovesse succedere un conflitto mondiale, questi signori si prenderanno delle responsabilità pari a dei peccati mortali nel vero senso del termine, si prenderanno tutta la piena responsabilità se milioni di persone moriranno, perché un conflitto mondiale nucleare, sappiamo cosa succede: verrà fuori l'inverno nucleare, tutti questi scenari qui, e periranno milioni di persone. Loro sono direttissimi responsabili. Dunque, detto questo, sarebbe da dire: bene, allora intanto cerchiamo di spostarsi come nazione neutrale, e eliminiamo le basi americane in Italia, facciamo intanto solo questo primo passo. Tra parentesi, vorrei vedere cosa succede dopo, e da lì capisci, no? È questo il modo a volte per alzare la maschera a certi personaggi. Certo. Dunque, questa è la situazione. 19:45, io ringrazio ancora Walter per questa ciao Walter, molto importante, lo salutiamo. Io saluto anche a te Rosario, saluto Antonella e Ugo, spero di sentirli alle 22, altrimenti andiamo noi con fuori programma. A te Rosario. Allora chiudiamo così, Massimo, chiudiamo con: andate a firmare la petizione di Pandora TV su pandoratv.it, potete firmare questa petizione fuori l'Italia dalla NATO. Incominciamo con questo.
iniziamo con questo, questo è il primo passo più, anche più semplice, più come dire, elementare, la prima cosa teoricamente da fare, insomma. Certo. 19:46, io ringrazio tutti i nostri gentili radioascoltatori, vi ricordo che questa sera, per coloro che ci ascoltano dall'Alto Adriatico, ci sarà il settimanale su Video Telecarnia, Telefriuli, Pianeta Oggi Reporter, intorno alle ore, in terza serata intorno, vuol dire le ore 23:20. Grazie anche a te, Rosario, noi ci sentiamo alle 22, da Venezia la linea torna a Treviso. Bene, andiamo con la sigla, partita!